Ma quanto è importante pulire perfettamente le nostre attrezzature a bar, macchina espresso e macina dosatore per avere l'espresso perfetto? È fondamentale. Solo così riusciamo a sentire tutta la dolcezza e i profumi che il nostro caffè di base ha. Quali sono i prodotti specifici? Ve lo faccio vedere e anche le routine in questo video. Ecco la linea di prodotti ideale per la manutenzione corretta. Il caffè è un prodotto che ha dei grassi. Questi grassi a contatto con le pareti metalliche di filtri, portafiltri e gruppi di erogazione tendono a rilasciare nel tempo sentori sgradevoli di bruciato e rancido. Dentro un recipiente un litro di acqua calda prelevata dalla macchina espresso. Aggiungo 10 g di prodotto Pulicaf ed inserisco filtri e portafiltri in immersione per un quarto d'ora. Nel frattempo filtro cieco blind all'interno del portafiltro, 3 g di prodotto Pulicaf e vado ad eseguire i seguenti cicli di lavaggio. Effettuo 5 erogazioni da 10 secondi cada una, intervallate l'una dall'altra da qualche secondo di pausa. È solo così che riesco a staccare i grassi carbonizzati dalla doccetta, gruppo erogatore ed elettrovalvola. Adesso altri 5 cicli senza detergente, solo con acqua. Questa detergenza ordinaria non si fa come tanti pensano una volta alla settimana, ma tutti i giorni, eh? Sciacquo molto bene in acqua calda, portafiltro e filtro. Infine, posso utilizzare lo stesso filtro cieco per risciacquare doccetta e guarnizioni. Pulizia filtro, portafiltro e gruppo erogatore completata. Per la pulizia della lancia a vapore, 50 cl di acqua fredda e 25 ml di Pulimilk dentro un contenitore. Inserisco la lancia a vapore sul fondo della soluzione. Apro al massimo il vapore, 2 secondi, chiudo, lo ripeto per 5 volte. Scarico e ripeto i cicli solo con acqua. Eviterò così contaminazione batterica e monterò perfettamente il latte. La sera, prima di chiudere il locale, scarico i grani di caffè dentro un sacchetto sottovuoto, conservo in un posto fresco asciutto al buio. Spruzzo il detergente spray Puli Hopper all'interno della campana. Senza dover risciacquare passo un panno e tolgo tutti gli oli esausti dall'interno. Nel caso in cui abbiate un macinadosatore volumetrico, pulire con un panno di carta ben asciutto l'interno del dosatore. Questo è ciò che devo fare tutti i giorni. Una volta invece ogni 2 o 3 giorni utilizzo questo prodotto, il Puli Grind. Un pulitore secco e naturale che vado a scaricare all'interno della camera di macinazione. L'indomani, guardate, metto il caffè in grani dentro la campana, macino ed espello i cristalli che, passando tra lama e lama all'interno delle gole, vanno a togliere tutto quel pulvisco che le satura, mantenendo così le lame stesse sempre taglienti, performanti, al fine di ottenere un particolato omogeneo e di qualità. Ricordatevi che alla base c'è sempre la pulizia, come in cucina, anche al bar, altrimenti i vostri espressi saranno amari, bruciati e rancidi. Come sempre noi ci vediamo domenica prossima con un altro contenuto.